richiesta del tempo aggiuntivo, la Presidenza darà un tempo aggiuntivo. Se la Presidenza lo riterrà così, in base agli accordi che sono stati fatti, quando sarà esaurito anche questo tempo aggiuntivo, se verrà richiesta, la Presidenza riterrà opportuno di aggiungere ulteriore tempo. Questo è il quadro, non vi sono altre circostanze. Onorevole Presidente Fedriga, prego. Presidente, proprio per quanto riguarda le chiami a regolamento sui tempi, io la invito anche a riflettere che ovviamente, e penso che anche la sua sensibilità politica lo possa condividere, è inaccettabile che si dia per i richiami a regolamento su un provvedimento di questo tipo, sapendo le criticità, 10 minuti, dopodiché si ascrive con richiami a regolamento puntuali che abbiamo fatto nella giornata di ieri, richiamando articolo e comma per comma. Da 17 minuti totali sono stati tolti 8 minuti al gruppo della Lega. Adesso abbiamo, penso, dimostrato la massima disponibilità. Abbiamo detto, ci date un po' più di tempo, ne discutiamo. Però che ci venga detto che tutta l'Aula, per tutto il provvedimento, ha 10 minuti di tempo per fare richiami a regolamento con forzature che sono state fatte, dopodiché si va a scalare dai tempi dei gruppi come il nostro, che hanno 17 minuti in tutto, mi sembra non un gestire l'Aula, ma una vera e propria provocazione. Grazie. La ringrazio, onorevole Fedriga. Come lei sa, i tempi del regolamento che sono stati dati in questa sede sono conformi a tutti i precedenti, tuttavia io farò presente alla Presidenza il rilievo che l'ha sottolineato. Presidente La Russa, su che cosa? Sempre sull'ordine dei lavori, dopo la sua giustificazione, o se vuole sul regolamento. Onorevole La Spero. Russa, io però la invito a valutare il fatto che l'ordine dei lavori viene attribuito come tempo, anche quello, Questo non è è che è un proprio di tempo. questo che mi sto lamentando, Presidente. È proprio di questo che mi sto lamentando. La consideri sul regolamento, vediamo se viene considerata anche questo. Non c'è nessuna parte del regolamento. La cosa assurda, mi spiace dover contestare lei, che è incolpevole, che i pareri vengano conteggiati, il tempo dei pareri venga conteggiato. Quello è un atto dovuto, non posso sottrarmi all'obbligo di dare il parere. E comunque, chi è il cronometrista pazzo che mi ha tolto 8 minuti avendo solo io detto favorevole e contrario, favorevole e contrario? Quelli sono i tempi del Presidente, non sono i tempi del relatore. Che ci mettete anche i tempi del Presidente nei miei tempi? O è contingentato anche il tempo del Presidente della Camera? La prego quindi di indicarmi il nome e il cognome del cronometrista pazzo che mi ha tolto.